partiamo con un Mi a vuoto, poi andiamo a prendere un Mi all'ottava superiore, tasto 7 della corda di La. Sono tutti ottavi, ta ta. Quindi facciamo Mi alto, andiamo sul La, tasto 5, corda di Mi, tasto 5 e poi tasto 7, La, Si. E concludiamo sul Re al tasto 5, corda di La. Quindi secondo, anziché cadere sul Re, cade sul Mi. Quindi molto semplice. Re. La cosa a cui devi fare attenzione è quando cambi la corda, non cambiare l'angolazione del pollice. Quindi fai corda di Mi così, se non spostare il pollice in giù, ma mantieni la stessa angolazione e spostalo sotto. Questo esercizio è fatto apposta per questo, perché ti fa passare dalla corda Mi alla corda La solo col pollice per adesso, per avere lo stesso suono. Stesso suono, stessa intenzione sulle note. Dobbiamo arrivare a colpire con il pollice sempre allo stesso modo, per ottenere sempre lo stesso suono, appunto, il più pulito possibile. Una cosa difficile, passando dal Mi vuoto al Mi acuto, è quello che, se non facciamo attenzione, la corda di Mi risuona e va a mangiarsi tutto il suono della Mi acuto. Questo è il caso. Questo perché non ho stoppato in alcun modo la corda di Mi. Io personalmente, quando cambio corda o comunque di base, tendo sempre ad appoggiare il palmo sulle corde che non suonano, in particolare se non suono la corda di Mi. Quindi suono Mi, stoppo, suono il Mi sopra, corda di La, e questa qua non può suonare perché ho questa parte del palmo che lo stoppa. In questo modo riesco ad avere un suono pulito e definito solo di questa nota, senza delle vibrazioni. 3, 4, Re, Re. Come diteggiatura è abbastanza indifferente il fatto di prendere, allora, col dito 1 chiaramente il La e il Re, il Si e il Mi con il dito o 4 o con il dito 3. Scolasticamente sarebbe più giusto con il 3, perché ad un dito corrisponde un tasto. Però nello slap o comunque in generale, se ho delle note in cui mi è comodo andare con il dito mignolo ed utilizzare 1 e 4, io spesso lo uso e non ne vedo alcun problema. Ora andiamo a vedere un giro in cui utilizziamo gli Emmerong e poi le Ghost Note prese col pollice, ma anche con lo strappato. Allora, le note sono: abbiamo sempre un Mi a vuoto che ribatte, quindi di basso Mi, Sol. Il Sol lo prendiamo in Emmerong, quindi battiamo solo il Mi e con l'indice andiamo a colpire il Sol. Poi Mi La e poi Mi Si. E poi di nuovo Mi La, andata e ritorno. Inizialmente puoi farlo così, per esercitare appunto il suono dell'Emmerong, perché non è facile tirare fuori questa nota in Emmerong con un volume. Devi avere sempre le dita martelletto, ricordalo. A completare andiamo a mettere, dopo l'Emmerong, prima di spostarci, o ancora meglio, mentre ci spostiamo sulla corda di La, due
due ghost note, una presa con il pollice sulla corda di Mi e l'altra presa con lo strappato. Io la prendo sulla corda di Re come esercizio, come se fosse un'ipotetica ottava. Se non fosse una ghost note, sarebbero queste le note. Tra l'altro anche questo è un ottimo esercizio. Quindi le strappo sulla corda di Re. Essendo delle ghost, avrei potuto anche strapparle sulla corda di Sol, perché essendo una ghost non ha un'altezza, quindi sarebbe venuto fuori questo. Che è ancora più comodo perché il dito indice nello strappato non deve andarsi a mettere tra le corde, cosa un pochettino più difficile. Però in fase di studio io ti consiglio di fare quello più difficile. Poi sceglierai quale applicare mentre suoni. Quindi molto molto lento, Mi Sol, Mi La, Mi Si, intervallato con queste due ghost note, tutto ad ottavi, anzi nella base lo sentivi a sedicesimi, io l'ho scritto ad ottavi, però poi essendo che si riesce a portarlo molto su di velocità, poi lo si andrà a suonare in effetti in sedicesimi, basterà raddoppiare il tempo. Morta, 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 morta. Sol, ghost, ghost, la, ghost, ghost. Grazie per aver visto il video, spero che ti possa essere stato utile. Lo trovi l'esercizio, questi due esercizi, li trovi nel mio ebook didattico che si chiama Easy Slap ed è un metodo appunto per iniziare a suonare lo slap, però utilizzando sempre dei riff che siano musicali e soprattutto che tu possa applicarli nelle canzoni in cui poi vai a suonarli. Dagli un'occhiata, lascio i link qua sotto e ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao!